Se non puoi parlare, brilla. Una lettrice mi ha scritto in risposta ad un sondaggio che le ho inviato su quella che secondo lei è la più grande difficoltà o frustrazione della sua vita di cristiana. Lavoro in un luogo laico dove non posso essere aperta sulla mia fede cristiana. Ho solo rare occasioni per parlarne con diversi colleghi evangelici. Così, quando sto attraversando una difficoltà, mi sento molto sola. Tanto più che pochi dei miei amici della Chiesa capiscono che il luogo di lavoro può essere un luogo spirituale, dove si incontra anche la presenza del Signore. La Bibbia ci incoraggia a manifestare la natura di Dio, il suo amore, la sua gentilezza. Oggi, come possiamo testimoniare un Dio così meraviglioso nei nostri luoghi di lavoro quando non abbiamo la libertà di farlo? Matteo 5,16 ci dice: «Lasciate che la vostra luce risplenda davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli». La parola è chiara: la nostra luce deve brillare. Allora brillare significa parlare? Non necessariamente. La parola continua menzionando le buone opere che facciamo. Quando non puoi parlare apertamente, puoi manifestare Dio apertamente. Ad esempio, che le parole della tua bocca siano incoraggianti. Rifiutati di partecipare a calunnie o maldicenze. Sii gentile. Questo è qualcosa di diverso e rinfrescante, da vita. I tuoi colleghi possono non permetterti di parlare con loro di Gesù, ma possono impedirti di portare Cristo nel cuore delle tenebre, di dimostrare il suo amore, di mantenere un sorriso sul tuo viso a prescindere da tutto. Assolutamente no. Niente può impedirti di amarli, di benedirli, di pregare e di intercedere per loro nel luogo segreto. Credo che Dio sia fedele, che possa agire e toccare il cuore dei tuoi collaboratori e datori di lavoro attraverso il tuo atteggiamento. Così, Dio volendo, ti chiederanno il segreto della tua pace e della tua gioia, che sfida le circostanze, e avranno la possibilità di incontrare Gesù. Questa è la mia preghiera. Dio vi benedica. Grazie di esistere. Enrique Selerier.